Sindaco, anche a Montorio arriverà finalmente la fibra ottica. Il 3, lunedì 3, abbiamo dato inizio ai lavori. È stato un impegno importante da parte dell'amministrazione e la Power Faber che in 2 mesi e mezzo siamo riusciti ad espletare tutte le pratiche e quindi il 3 a dare inizio ai lavori. Questo significa 3.811 utenze tra attività produttive e case che verranno raggiunte dalla fibra direttamente, mentre 210 tramite via radio, oltre 8 che saranno le strutture pubbliche comunali, dalle scuole al pull-ambulatorio alla struttura comunale, avranno una linea preferenziale direttamente dalla centrale. Un importo di lavoro che sfiora il 1.300.000 euro, che secondo me ci metterà al passo con i tempi. Insomma, sì, è un po' da tutte le parti sta arrivando questa fibra ottica in provincia di Teramo, anche qui nel capoluogo, insomma, Montorio mancava tra i comuni. Montorio mancava tra i comuni e tra le attività produttive, quelle private, non avevano previsto di servire Montorio e quindi tramite un progetto europeo e la regione Abruzzo siamo riusciti appunto ad arrivare a questo risultato. Sindaco, ci sono altre novità da un punto di vista amministrativo? Di novità ce ne stanno sempre, ce ne sono tante. Ora, diciamo cosa vi potrei raccontare, oltre al fatto che stiamo avendo un Natale, avremo un Natale importante. Voglio dire che già da un paio di giorni le luminarie sono accese, Abruzzo dal vivo completerà, quindi abbiamo detto in questa conferenza stampa che c'è stata poco fa, abbiamo parlato di riportare economia e vita nei centri purtroppo colpiti dal sisma. E sicuramente il segno di luce e di speranza è quello che stiamo dando anche come amministrazione importante.